E inizia sempre tutto così, con una gran confusione, con una gran matassa che ci si dovrà divertire a dipanare. Ma che? E quale confusione, quale matassa? Sto solo mentendo a me stesso per far finta di non sapere quello che già so. Io so già tutto quello che mostrerò. So già tutto quello di cui parlerò. In questa cosa che potremmo definire film. Ebbene, visto che per cominciare ci vuole sempre un inizio, ecco qui l'inizio. Un bel giorno capii di essere morto. E visto che la morte forse è la fine di tutto, l'inizio di questa cosa dovrebbe coincidere con la sua fine. A questo punto il problema è in che modo si riuscirà qui a costruire qualcosa che da un inizio possa arrivare ad una fine. Va bene, questa è solo retorica per incantare gli ingenui, un modo per pavoneggiarmi sguazzando nella mia insulsaggine, nel mio sterile egocentrismo. Torniamo al punto. Capii di essere morto. Un bel dì mi accorsi di non sentire più niente. E ovviamente, da quel giorno, le cose cambiarono. Pronto? Ciao, come stai? Bene, bene. Sei tornato da Venezia? Sì, sono qui, stiamo girando. Sì, la troppo si importa abbastanza bene, poi... Ascolta, vai al bar qua dietro e prendi una bottiglia. E qui? Oh, tutto abbastanza bene, non ci serve nulla. Sì, stiamo attenti, siamo stati abbastanza attenti fino adesso. Per quale motivo ti devi preoccupare? Non c'è alcun motivo. No, sta tranquillo. Sì, l'importante è tenere il massimo riserva. Sì. Bravo. Mi fa piacere che hai capito. Sì. Va bene, allora ci risentiamo la prossima settimana. Ok.
In bocca al lupo, salutami tutti. Ciao. Allora, come sta andando? Si procede. I tecnici si danno da fare, gli attori gli passano la parte. Tutto quello che serve per fare un film. Certo. Tutti questi ragazzi che lavorano per te. Pensa. Sai che ti rimane poco tempo per finire il lavoro, vero? Sì, per la location di venerdì tutto a posto. Ho sistemato tutto. Sì, ci sto pensando. Stai tranquillo. Va bene, perfetto. Allora poi ti richiamo per quell'altro discorso. Ok, ciao. Che guardi? Stavo guardando i tratti del tuo viso per capire chi potesse essere al telefono. Non è che era Luca. Ma insomma, che cos'è questa storia? Che è successo? Te l'ho detto, non mi sento in grado di continuare a fare il film. Davvero non saprei come spiegartelo, quindi ti prego non chiedermi di farlo. Beh, delle spiegazioni comunque dovrai darle a Luca. Non è che puoi pensare di sfondare così. Guarda, se ti serve un po' di tempo per vedere qualcuno, magari, pensaci. Ma chi vuoi che veda? Ci ho già pensato abbastanza. Non ho più niente da pensare. Non ho più niente nella testa in generale. Insomma, mi dispiace per tutti. So che c'era qualcuno che credeva un po' nel progetto. Così come so anche che Luca si incazzerà a destra e mi verrà a cercare fino a casa per rompermi le palle anche lui. Vedrò di affrontarlo e speriamo che tutto quanto finisca il più presto possibile. Mi dispiace davvero, credimi, ma non vedo alternative. No. Inutile che ti dica il casino in cui stai mettendo tutto. E tutti, compreso te stesso. Ti riferisci a Viviana. E affronterò anche lei. Insomma, qual è il problema? Hai visto i giornalieri per caso e non ti convince come sta avvenendo il film? Sì, li ho visti i giornalieri. Dai, davvero, non insistere, inutile. Non è questo il problema. E qual è allora? Non nessuno. Proprio nessuno. E poi devo fare un viaggio. Cos'è che devi fare? Ma sei sicuro di stare bene, vero? Ciao.
Dai, da qui a me. Hai già mangiato? No, non mangio niente da stamattina. Ho qualcosa in frigo, se vuoi. No, non mi va. Bevi parecchio ultimamente. E così hai deciso di partire. Ho incontrato Sara l'altro giorno. Anche lei mi ha confermato questa storia del viaggio. Sì, parlando con lei l'altro giorno mi è scappato senza volerlo. Pensi di tornare? Non lo so. Non ho deciso. Insomma, non vuoi dirmi proprio niente. Il fatto è che vorrei dirti delle cose, davvero. Vorrei dirtene tante di cose. Avrei voluto dirti tante cose. Va bene, d'accordo come vuoi. È una cosa che devo fare. Non voglio torturarti, te lo giuro. Non saprei. Non potrei spiegarti. È una cosa che devo fare. Altrimenti non saprei come andare avanti. Ma dimmi semplicemente che non mi ami più. Sono quattro paroline secche. Dille tutte d'un fiato. Fai un bel respiro e dille. Così ti togli il pensiero. In realtà ti ho sempre amata. E ti amo ancora adesso. Come non ho mai amato nient'altro in vita mia.
Ecco, sì. Sto facendo qualcosa. E ve la sto anche mostrando. Sto pensando a qualcosa. E lo capite dalla mia faccia. Noi del mestiere non facciamo che questo. Mostrare delle cose che si fanno. E mostrarle in maniera tale da renderle chiare, da farne comprendere il senso. Lo so, qualcuno starà già iniziando a sbadigliare pensando di trovarsi di fronte ad una cosa già vista, già sentita. In questo caso l'ennesimo terrificante esperimento metacinematografico. Spero sinceramente di no. In realtà sto solo parlando con me stesso. Cosa che farò da qui fino alla fine. Anche se una parte di me deve necessariamente emergere ed esporsi agli occhi e alle orecchie di qualcun altro, tuttavia, spero vivamente di no. Che questa non sia una cosa già vista e già sentita, altrimenti avrei fallito tutto. Avrei fallito un'impresa fallimentare già in partenza, sia chiaro. Ma quello che mi preme, sempre che mi prema ancora qualcosa, è che l'impresa non sia doppiamente fallimentare. Cioè che al fallimento già previsto in partenza non se ne aggiunga un altro. Questo invece non previsto. E ancora una volta cado nella retorica, nel tentativo di affabulare l'altro cercando di attirare la sua attenzione, di fargli credere che con le mie giravolte e i miei contorcimenti, con questo affastellarsi di frasi, io lo stia illudendo di condurlo verso una qualche direzione. Che quello che sto dicendo abbia un senso. Il fatto è che non posso rassegnarmi a parlare da solo è ovvio. Altrimenti perché sarei qui davanti ai vostri occhi? Non posso dire di cosa sto parlando, perché facendolo fallirei nel mio tentativo, che però ho detto essere fallimentare già in partenza. Come vedete, il rigore logico non è il mio forte. E tra l'altro è proprio l'ultima cosa che potrebbe interessarmi, come forse qualcuno avrà già cominciato ad intuire, nel caso in cui avesse cominciato a penetrare nelle spire perverse del mio, virgolette, discorso, chiuse virgolette. Nel mio dimenarmi su me stesso, nel mio vicolo cieco. Ed ecco di nuovo la retorica, la letteratura, la filosofia. Cazzo, quanto sono noioso. Potrei andare avanti così per giorni e giorni e giorni, sapete? Non ne vale la pena. Il paradosso. Questa forse è l'unica cosa che potrebbe definire il mio discorso. Ma non sono un filosofo, sono un cineasta. Dunque parliamo di cinema, torniamo un po' in superficie e cerchiamo di essere più chiari e più leggeri, perché no?
Dunque, cosa stavo dicendo all'inizio? Qualcosa a proposito dell'immagine, già. Anche se poi mi sono fermato per il terrore che qualcuno potesse scambiarlo per un discorso intellettualistico o per un pippone metacinematografico. Ma del resto, quando si parla di qualcosa, quando si afferma qualcosa a proposito di qualcosa, si corre sempre il rischio inevitabile di suscitare delle reazioni. È per questo che non voglio più affermare nulla. Ma va bene, andiamo avanti. Mentre stavo girando il film, a un certo punto ho sentito che dovevo fermarmi, perché stavo mentendo. Inizialmente ho pensato che la mia insoddisfazione fosse dovuta al fatto che quella che stavo raccontando fosse una storia già raccontata mille volte, o che comunque non ci fosse niente di nuovo. Quella benedetta storia, insomma, non aveva nessuna ragion d'essere. Ebbi la stessa sensazione per le immagini che creavo. Ogni immagine era già vista, era la riproduzione di cose già fatte in passato. Ed era vero, ne sono convinto ancora adesso. Non immaginavo però che quell'intuizione mi avrebbe condotto molto più in profondità. Del resto questo qui ormai è un discorso vecchio e stantio, superficiale. In ogni caso mi misi a cercare dei punti di riferimento, perché sentii il bisogno di mutare radicalmente il mio linguaggio. Mi interessai a Wenders per un certo periodo. Cominciai ad andare alla ricerca di una purezza, direi, metafisica dell'immagine. Ma ben presto mi accorsi che c'era qualcosa che ancora mi disturbava. Wenders credeva ancora nelle immagini. Il suo uso astratto delle architetture, ad esempio, per svelare la struttura stessa dell'immagine, per incorniciare il nulla, era ancora un credere nell'immagine. Mi avvicinai a Bresson, ad esempio. Mi interessò per un certo periodo l'idea di affidare tutto alle componenti minime del linguaggio cinematografico, al montaggio, all'inquadratura. Niente musica, è ovvio, niente recitazione, niente primi piani. Ma ancora questo non bastava. Bresson raccontava pur sempre delle storie. Storie con un valore universale, certo, come del resto riescono a fare i grandi. Perché non interessarsi al mito, allora? All'universale per eccellenza, a ciò che riesce a dire tutto in una volta sola, al massimo della sintesi, insomma. Il tutto. Sentivo di essere vicino a qualcosa, ma c'era qualcosa che non mi convinceva anche qui. Se esistono tanti miti, innanzitutto, significa che esistono tante realtà universali. Dunque, raccontandone una, si lascerebbero fuori tutte le altre. E già questo non andava bene. Certo, c'è chi ha sostenuto che ogni mito racconterebbe sempre la stessa cosa. Sempre e solo quella. Ma anche solo quell'unica cosa, per me, era troppo. E poi voglio farla breve, anche nel parlare di questo ci sarebbe stato qualcosa di troppo. Qualcosa di ridondante. Parlare, appunto. Raccontare, descrivere, mostrare. Iniziai ad avere una repulsione per tutte le forme del raccontare e del mostrare. Mi disturbavano i movimenti di macchina, perché descrivevano, raccontavano, davano l'idea di una progressione, di qualcosa di interessante da seguire nel suo divenire. Perfino l'immagine iniziò a darmi fastidio. Sentivo il bisogno di sgretolarla, distruggerla dall'interno. Allora forse avrei potuto fare come certi cineasti di rottura, o certi avanguardisti, che riempiono le inquadrature di filtri e distorsioni per negare il potere rappresentativo dell'immagine. Non solo anche questo era già stato fatto, ma sarebbe stato comunque un voler dire qualcosa, un voler affermare qualcosa, un ricadere sempre nell'intenzione, nella volontà,
E qui ebbi già una mezza illuminazione. Se le cose già esistono, perché doverne parlare? Raddoppiare la loro esistenza col linguaggio. Attenzione, non è quello che state pensando. Non sto parlando della separazione fra le parole e le cose. Innanzitutto perché anche questo è un discorso vecchio, che appartiene al già detto, già fatto, già sentito. In secondo luogo perché starei ancora parlando di qualcosa, starei affermando qualcosa. E ad ogni modo non ho intenzione di intraprendere questo discorso, perché mi porterebbe lontano, inutilmente lontano. Visto che non mi interessa neanche questo, ripeto. Sentivo che c'era qualcosa che andava oltre tutto ciò. Fino a questo punto, infatti, il mio ragionamento sembra essersi dispiegato seguendo le regole di una vera e propria esposizione filosofica. La mia, insomma, sarebbe stata una sorta di presa di coscienza intellettuale del fatto che non ci sarebbe nulla da dire. Ma so che non è così. Non del tutto, almeno. C'era qualcosa in me che aveva cominciato a provare ripugnanza per tutto ciò che mi stava davanti, intorno, per tutto ciò che esisteva. Ripugnanza nel senso di totale indifferenza. Il fatto è che finché restiamo dentro il linguaggio, non può svanire la sensazione che dietro questo mio sentimento ci fosse qualcosa di pensato, di ragionato. Qualcuno potrebbe pensare ad una sorta di nausea sartriana, ad esempio. Ci ho pensato anch'io. No. Credo si tratti di un problema di affezione. Le cose hanno semplicemente smesso di parlarmi, di dirmi qualcosa. Una pura, istintiva disaffezione alle cose. Anche da ciò è ovvio si può trarre una conclusione intellettuale e in qualche modo dal valore universale, perché per il solo fatto di esistere dovremmo provare interesse e passione per le cose. È vero, si può metterla in questi termini, certamente. Mettetela in questi termini, allora. Mettetela dove vi pare, come vi pare. Non mi interessa. C'è chi risponderebbe a questo problema con l'ascetismo, col cinismo. Non mi interessa. Probabilmente tutto è potenzialmente universalizzabile, generalizzabile, attribuibile ad ogni essere umano. Ma non mi interessa. Io sento che questa è una sensazione solo mia, che appartiene solo ed esclusivamente a me, in quanto essere singolare. In quanto tale, è una cosa impossibile da comunicare. Cosa fare a questo punto? Non fare più niente. Non volere più niente, non essere più niente. È ovvio. Diventare una sorta di vegetale. Uccidermi, ad esempio. No, non sono disperato. Non voglio uccidermi. Ho deciso di seguire un'altra strada, invece. Una strada forse finora impraticata. E forse il fatto stesso che fosse impraticata, inedita, è l'unica cosa che mi abbia spinto a seguirla. Vivere il paradosso. Vivere il nulla. Raccontare il nulla. Senza riuscirci, ovviamente. Perché ciò è impossibile. Dire di voler mostrare il nulla, utilizzando però pur sempre delle immagini, che è quello che sto facendo. Ostentare fin dall'inizio la consapevolezza del mio fallimento. Negare la mia volontà nel momento stesso in cui sembro rivendicarla. Non intendo, naturalmente, affermare qualcosa a proposito del nulla, dire ad esempio che tutto è nulla o qualcosa del genere.
non sarebbe altro che banalissimo nichilismo. Intendo dire vivere la contraddizione in sé, del voler dire il non dicibile, ma sapendo già di non poterlo fare e soprattutto mostrare tutto ciò, annullarmi nella contraddizione, nel non senso, tentare di comunicare il mio incomunicabile deserto. Lo so. Tutto quello che ho detto può sembrare farneticante, delirante, insulso. Perché fare una cosa del genere, direte voi? Perché si fanno le cose, vi domando io? Per un interesse, per soddisfare un bisogno. Io invece, non avendo più interesse per nulla, posso fare soltanto qualcosa che sia estraneo al mio interesse, che non serva a nulla, né a me, né a voi. Fare qualcosa di completamente inutile, sì, che del resto è quello che ho fatto fino ad ora. Ho parlato di niente e per niente. Ecco, credo di essere arrivato. Se volete seguirmi, fatelo pure. Ma dovete farlo a un patto: di non credere a quello che vedrete. In questo posto la parola ha perso il suo potere e l'immagine nasconde tanto quanto mostra. Se il mondo finisce dove finiscono le parole, dove finisce il senso, come dice qualcuno, beh, allora questa è probabilmente la fine del mondo.
Senti, ma tu credi veramente che questa roba possa interessare a qualcuno? Perché no? Allora, hai proprio deciso di restare qui? Sì. E naturalmente immagino che non ci sia nulla che possa farti cambiare idea. Vedete, avete già capito benissimo che non posso più tornare indietro. Non sono più la persona che conoscevate. Resterò qui per qualche tempo. Non so fino a quando. Il tempo di cercare un'altra strada. Sempre ammesso che ci sia un'altra strada. Prima ho mentito. Ho detto che dietro la mia decisione non ci sarebbe nessun interesse personale. Mi sono sbagliato. O forse per un attimo l'ho creduto davvero. O forse, molto più probabilmente, sono solo un buffone, un imbroglione, un bugiardo. È impossibile fare qualcosa senza un interesse.
Infatti prima ho detto di voler intraprendere la via del paradosso solo perché originale e nuova. Perché l'ultimo stadio della disperazione prima del suicidio è sempre l'assurdo. Fare qualcosa di inutile. Vivere la contraddizione per il puro gusto di farlo e tutte le belle cose che dicevo prima. Ecco perché lo dicevo. Era pur sempre un tentativo di salvarmi. Tutti i viaggi, come si sa, portano ad un cambiamento, all'acquisizione di una nuova consapevolezza. Perfino questo. E la nuova consapevolezza, la nuova forse amara consapevolezza a cui credo di essere arrivato, non è altro che questa. Mentire è necessario per sopravvivere. E vivere è sempre meglio che morire. Non si può fare qualcosa dicendo di non volerla fare. La verità è che io non ho più niente da dire, ma ho voluto dirlo lo stesso. Ho tentato di fare e dire qualcosa di nuovo, di non detto e di non fatto, ma non ci sono riuscito, naturalmente. Non so se si tratti soltanto di un'ossessione personale o di una delle tante questioni dibattute dai grandi saggi del nostro tempo. Credo però che se qualcuno, anche soltanto due, tre individui sparsi per il mondo, abbiano sentito proprio alla mia stessa, come chiamarla, inquietudine, ecco, mi rimarrebbe almeno la magra consolazione di non avere fatto qualcosa di completamente inutile. Ad ogni modo, ecco perché ho deciso di restare qui. È il vuoto, sì, ma è ancora qualcosa. Non c'è niente qui. Ma non è ancora il nulla. Per adesso non posso fare altro che stare qui e aspettare.